Sono contento perché vedo tanti tanti visi conosciuti, quindi vi siete spostati da lontano per venire, sono contento di questo. Volevo dire che è una cosa molto importante perché sono certe cose che ho presentato per la prima volta qui a fare una conferenza su questo, sul processo di incarnazione e quindi vorrei entrare in dettaglio su questo perché non tanto per le donne che chiaramente vogliono avere dei figli, eccetera, ma perché tutti noi l'abbiamo passato, ossia tutti noi siamo stati un'anima che un giorno lentamente si è affondata in un corpo e quindi per aiutare non solo i genitori ma anche noi come bambini che siamo stati, capire diverse tappe, quindi voglio cercare di non essere troppo tecnico, farò più che una conferenza, mi piacerebbe veramente portarvi in un viaggio. Quindi un viaggio fantastico, meraviglioso, per capire meglio le anime che si incarnano e capire meglio perché noi, se siamo qua, significa che abbiamo avuto un qualcosa in più e perciò il passaggio non è stato così semplice per gli altri, perché avendo più cose, una missione, diciamo che c'è la voglia di venire sulla Terra, ma anche no. Perché scusa, con tutto quello che mi sono prefissato da fare, aspetta un attimo, che qua, no, perché lassù eravamo tranquilli nel bar celestiale, c'era la birra rabona, me la raccomando, e poi dopo ho sentito un annuncio sull'altoparlante che diceva abbiamo bisogno di aiuto sulla terra, perché qua non ce la fanno da soli, troppe guerre, abbiamo bisogno di anime speciali, chi vorrebbe venire? E in quel momento, dopo due o tre birre, non abbiamo ragionato tanto, 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 ci cioè, ho detto, potrebbe essere un'idea, e quindi siamo andati a aiutare questa umanità. Ed è stato spesso accade senza problemi, ma spesso ci sono piccoli problemi che poi da adulti ci portiamo indietro. E quindi vorrei parlare non all'adulto che siamo diventati, ma vorrei parlare al bambino che ancora ha sofferto di essere incompreso, di essere da solo, di essere diverso dagli altri, perché aveva un'apertura che gli altri non conoscevano. Quindi vorrei proporre di portarvi in un viaggio. Ci sarà poi il momento per le domande, quindi così potrò rispondere alle domande. E poi vi piacerebbe finire e concludere con una piccola meditazione per vedere per ognuno di noi questa teoria cosa significa nella pratica. Ossia che ognuno abbiamo troppe informazioni, siamo una società di Facebook, internet, email, telefonini e quindi abbiamo bisogno di vivere. E quindi vorrei proporvi di farvi vivere questa cosa, quello che andiamo a scoprire adesso. Ok? Chiaro per tutti? Pronti per il viaggio? Partiamo? Vediamo. Quindi andiamo a vedere queste sfere. Lo dico perché forse qualcuno non lo sa, molto di quello che vado a spiegarvi viene dalla tradizione cinese, tradizione buddista, perché mia madre è monaca buddista, e anche vengono dalle tradizioni degli indiani d'America. Quindi ho ripreso questo e poi dopo ho avuto la fortuna di accompagnare delle madri e vivere questa meraviglia che è la nascita e la reincarnazione di un'anima. Posso dirvi che è stato il più grande dono che il Divino ci ha fatto, la capacità di dare la vita a nostra volta. Non vi sembra una cosa straordinaria? Spero che la stessa commozione che ho vissuto facendo questa presentazione l'avrete voi oggi. E un saluto a chi ci seguirà, perché tanti mi hanno detto che non hanno potuto venire qui con noi. E mi ha chiesto di registrare questo per essere, quindi sarà su YouTube, se la volete risentire questa conferenza, tranquillamente la potrete risentire su YouTube. Ok? Partiamo? Allora, sì, chiaramente, ecco. Oh, piccolo problema. C'è un concetto molto importante che vorrei un po' cambiare, perché spesso parliamo di una nascita come momento e poi dopo
siamo in vita e poi arriva la morte, pam. Invece per i corpi sottili è tutta una curva e poi risaliamo e più o meno qua siamo alla vita. Quindi in questa sala qualcuno è più di qua, qualcuno è un po' più di là, non diciamo chi. Questo dipende dalla lunghezza, qualcuno è ancora molto giovane dentro, diciamo così. Ma vi dico che è molto importante il tema che stiamo per affrontare, perché più andiamo avanti nell'età e più dobbiamo chiudere il cerchio e più dobbiamo affrontare le cose che abbiamo dalla nostra nascita. Perché il processo di incarnazione dura tanto, ci vuole 40 anni per essere, secondo i testi ebrei, bisogna avere 56 anni per iniziare a capire le cose. Siamo a posto. Iniziamo all'ideale che la metà della curva dovrebbe essere 56, perché idealmente dovremmo vivere fino a 112, no? Arriverà un giorno o l'altro con il professore di medicina. E quindi, per esempio, si poteva leggere la Kabbalah e capirla solo a partire dai 56 anni. Prima eri un bambino. E quindi tutto questo è molto lungo. E poi dopo, dello stesso modo, è molto lungo questo processo. E man mano che ci disincarniamo, più dobbiamo elaborare quello che non è stato risolto. Ecco perché, per esempio, certe persone avanti nell'età, se non hanno fatto questo lavoro, per forza tornano all'infanzia. Non so se è chiaro, tutti conosciamo, no? Dei parenti che li vediamo ritornare indietro nell'infanzia e ripartire e parlarci del loro amoroso. Ma perché lentamente il lavoro di, come dire, se tu non vai avanti a ripercorrere quello che non è stato digerito in marcia avanti, allora il corpo automaticamente si mette in marcia indietro. E allora fai a ritroso, sapete, come molte persone, e quindi per evitare questo, per essere lucidi fino alla fine della nostra vita, è importantissimo, sapete perché soprattutto? Perché qua ci sono i semi di quello che noi abbiamo piantato in questa vita, il perché siamo venuti, il nostro contratto di vita. E quindi non possiamo andarsene finché, idealmente, finché non abbiamo compiuto quello che la piccola anima, prima di venire qua, aveva promesso. Però non... cosa aveva promesso? Questo è il percorso di una vita, di scoprirlo. Spero che darvi qualche informazione in più. Allora, ci sono quattro fasi nell'incarnazione, quattro fasi. C'è la prima fase, che è preparazione e identificazione del primo seme. Come non abbiamo tanto tempo, ho preferito non approfondire troppo, ma accade molto prima della nascita tutta una fase in cui l'anima lassù dice, inizia a annoiarsi e dice, finalmente questa terra non è mica così male, e inizia a aver voglia di reincarnarsi. La densità della materia ci chiama, dopo aver passato, come dire, un centinaio d'anni lassù, 40, 50, 70, 90 anni lassù, dopo la nostra vita precedente, allora iniziamo a ricadere. Chiaramente, più siamo avanti nella nostra crescita interiore, e meno tempo abbiamo bisogno di vacanza. Perché? Perché più fai il lavoro interiore, e più ti rendi conto che ogni volta che fai qualcosa ti prendi il tempo per capire cosa hai sbagliato, cosa potresti migliorare. E quindi se tu non lo fai perché sei precipitato, perché hai 10.000 cose da fare, tutto questo lo rimandi, e questo lo dovrai fare lassù. E quindi stai caricando l'asino, la tua anima, che durante tra due vite dovrai lavorare tantissime cose. Più vai avanti e meno hai bisogno di vacanze. Perché hai avuto il tempo di vivere di modo sano, ossia non accumulare ferite, pesi, stress, angosce, e per arrivare a un certo livello. Non so se mi spiego. Mi è chiaro? E quindi, per esempio, so che certi più grandi maestri riescono a accorciare fino a 4 anni. 4 anni tra due vite. Questo è il minimo che
Dopo chiaramente passiamo a un altro livello, chiaramente, ma per i maestri sono 4 anni. Allora, l'atomo seme si incarna. Che cos'è l'atomo seme? È che proprio è il compito di vita, è legato al compito di vita, e spesso inizia una piccola visita dei genitori. Allora, adesso vi parlo della cosa ideale, chiaramente sì, l'incarnazione avviene in un modo un po' in uno stupro, una violenza, chiaramente siamo in un altro ambito che non vado a spiegare, dopo fai spiegare le domande, ma adesso vado a parlare dell'ideale. Quando i due genitori che sono aperti, si crea un po' prima della nascita un piccolo canale di intuizione, ossia che i genitori dovrebbero sentire che c'è spazio dentro di loro. Se non lo fanno consapevolmente, di notte incontrano l'anima. E questo avviene 3 mesi prima della concezione. Ossia, 3 mesi prima della concezione già gira, inizia a girare, le ho viste, sono bellissime, ossia che l'anima arriva con questa forma di una piccola sfera e inizia a girare intorno, bellissimo a vedere, e inizia a conoscerti, perché comunque sono 9 mesi, 9 mesi incastrati in un alloggio monolocale, senza internet, senza Facebook, senza WhatsApp. Come fai a vivere 9 mesi? Pensaci un attimo, no? Che non è. E poi, voglio dire, non è che è una coppia che ti vedi la sera quando torni dal lavoro. 9 mesi, 24 ore su 24. Ossia che la mamma la conoscete a memoria. Tutto quello che le vuole, non vuole, tutto. Tutti i suoi pensieri. Buongiorno alla privacy. Ok? E che quindi si crea un canale che dovrebbe, chiaramente spesso è la donna che è più aperta, siamo in un secolo in cui le donne sono più aperte degli uomini, ahimè, speriamo di avere gli uomini più connessi, più imparati, e dovrebbe esserci un canale, chiaramente rappresenta l'elemento sole, l'elemento luna, e inizia a crearsi uno spazio che chiaramente va a crearsi a livello del cuore, c'è cioè il movimento del cuore. Chiaramente va a permettere la concezione del bambino e normalmente quando si fa il bambino, la bambina, le madri lo sanno, vero o no? C'è qualcosa di particolare, perché in quel momento si scompare, se uno è attento, c'è prima un piacere più grande del solito e soprattutto c'è una fusione in cui uno scompare, l'identità, l'ego scompare, mi sbaglio? È così? Ci sono delle donne che hanno vissuto abbastanza a punto che quella volta lì erano incinte? Come non l'avete saputo? Subito. Un attimo esatto, mi sono resa conto C'era, è arrivato. E quindi, oh, vado veloce, sono infatti due energie, maschile e femminile, chiaramente il seme e l'ovulo, ma al di là di questo sono due elementi, terra e cielo, che si incontrano, che nei libri sacri tibetani vengono rappresentati come la sfera rossa e la sfera blu, di cui andiamo a parlare nella meditazione, che sono due sfere che molte incarnazioni si vanno a trovare e il giorno della nostra ripartita si vanno a separare di nuovo. Ossia, il cielo incontra la terra, ossia il nostro spirito si incarna nel corpo umano. E poi, 21 giorni dopo, accade la prima visita dell'anima. Perciò avete tempo, 21 giorni, se volete cambiare idea, se volete evitare che ci siano troppe difficoltà, lo dico per tante donne che mi fanno domanda, a livello dell'anima del bambino, l'ideale, parliamo di ideale, è di fare un'introduzione, se volete farla, entro i 21 giorni, perché l'anima non è ancora scesa, perché sono appena qualche piccola cellula, non è ancora scesa dentro la morula, perché avete già una morula, un piccolo insieme di cellule, non so se è chiaro. Quindi 21 giorni, dopodiché la sensazione è che l'anima deve morire. Nascere qua significa morire di là. E questo molte persone che sono molto aperte fanno fatica, ecco perché hanno la voglia di tornare indietro, ecco perché ci sono in quella fase lì degli aborti spontanei.
non sempre per colpa della madre. Colpa della madre, quando è molto stressata, eccetera, sono un 15-20% dei casi, la maggior parte dei casi, è l'anima stessa, che tra il marketing che si fa lassù, di come la terra, e poi la realtà di come trovi la terra, no? C'è un piccolo divario. E allora l'anima dice, aspetta un attimo, perché bisogna fare per capire una cosa. Lassù, che cosa facciamo? Diciamo, io vorrei cambiare il mondo, vorrei per questa umanità portare l'amore dappertutto, vorrei che tutti si potessero comunicare. E allora lassù, le nostre guide, in particolare le guide si chiamano in quel momento lì le anime radici, dicono, vuoi davvero imparare ad amare? Vuoi questo? Ho un'idea. Vedi questi due genitori? Li vedi bene? Se riesci a amarli, saprai tutto su amore. Allora, chiaramente lassù, cosa vuoi che sia? Cosa ci vuole? Scusa, no? Ma chiaramente per quello che molte anime scelgono dei genitori che non sono capaci di amare, per imparare ad amare loro stessi. È come se, non so, so che io vado a scuotervi. Ma abbiamo bisogno di incontrare la mancanza d'amore per sapere l'importanza dell'amore. E quindi trovando dei genitori così come li abbiamo trovati, ci hanno aiutato tantissimo a sviluppare l'amore che non avevamo o che pensavamo di avere. Ma nell'incarnazione tutti i bambini dicono, aspetta un attimo, questo inizia a diventare più pesante di quello che avevo pensato. E allora c'è sempre la possibilità di cambiare. Chiaramente sui 9 mesi si può cambiare sempre, anche dopo, ma è molto più difficile. I 3 primi mesi è più facile partire. E si fa un aborto spontaneo ed ecco in quel momento lì è importante che la madre dica al bambino, si mette in collegamento anche prima di dormire, così la notte può parlare al bambino, dicendo guarda sei partito, ma se vuoi tornare la porta è aperta. Ognuno sceglie la... o non tornare mai più. Ma è importante avere questo dialogo. E spesso la mattina la madre che si risveglia, il papà si risveglia dicendo ecco, ho capito perché è partito. E me l'ha spiegato. E va a spiegare il perché. Il bambino stesso in sogni, perché riesce a parlarci con i sogni. Come fanno i fantasmi. Ci parlano più con i sogni. E chiaramente morta la vita precedente e la sensazione di solitudine, perché un sacco di amici lassù, ma qua giù non ho ancora amici, perciò si crea la sensazione di che tutto il mio corpo si sfila, diventa delle linee, inizio a perdere perché sono ancora quello che sono stato in una vita precedente, ho ancora la memoria di tutto quello che sono stato. E questo lo dovrò dimenticare, perché non è facile vivere in questo mondo con il ricordo di tutto. Ma a noi ci è stato dato la possibilità di dimenticare di meno. Ecco perché più gli anni passano, più ricordiamo le nostre vite passate. Ecco, ricordate questo, abbiamo tutti questo spazio qua. Non so se conoscete questa leggenda, in Italia forse non c'è. Che dicono, in Francia da piccolo si diceva, che era qua perché è il posto dove l'angelo ha messo il dito per dire non raccontare da dove vieni, dimenticalo. E si è lasciato l'impronta del dito dell'angelo. È una storia che si racconta in Francia dai bambini, e la trovo molto carina. Allora, la sensazione, vedete, è questa. Quando tramite le mamme spesso riesco a parlare ai bambini, perché le madri, se si mettono in una certa situazione, riescono a parlare come se fossero il loro bambino. Il bambino mi racconta cosa capita lassù. Ed è bellissimo. E racconta effettivamente che la sensazione è che tutto il suo braccio, per esempio, vedete, si sfila, perché deve mescolarsi con il DNA dei genitori,
non è facile. Ossia, l'anima vorrebbe tenere il suo stesso viso. Ha sempre avuto questo viso, voglio lo stesso viso. No, devi avere il DNA con la famiglia. Ed è una cosa curiosa, più l'anima è vecchia e più il bambino nasce con il viso che ha avuto i primi mesi di vita, i bambini che non assomigliano a un bambino ma hanno un viso un po' particolare, spesso sono vecchie anime, ossia anime che hanno incarnato tantissimo, perché hanno ancora i segni di chi sono stati. E per dire, per esempio, la zona del corpo, del viso, che è più affettata dal DNA, che è più cambiata, è quella in basso e quella in alto. Quella in basso è più legata in generale alla madre, quella in alto al padre, e quella lì è quella che rimane delle mie vite precedenti. È quella che è più la zona degli occhi. Quindi se ti incontrate per strada qualcuno e dite: mi sembra di ricordarti da qualche parte. Come fare? Basta mettere una mano sopra, così, e l'altra mano, scusate, così, così, e cercate di immaginare quale poteva essere il suo viso di allora. E spesso funziona. Guardando la parte alta e bassa del viso. Perché è quella che rimane la più, ossia, vedendo le vite passate delle persone, quello che trovo è tanta similarità qua. È uguale, rimaniamo uguali, non so se è chiaro. Poi dopo devo morire. Per nascere, ahimè, devo morire, quindi devo lasciare spazio a quello che sarò. E solitudine, inizio ad essere sempre più spesso nel ventre, ma mi vedo ancora grande. Mi sento ancora come se fosse un grande dentro, non è molto pazioso, non c'è la TV. E chiaramente cosa faccio? Mi addormento e lentamente è come se entrassi in letargo e l'ADN della madre, del padre, iniziano a frullarmi per fare quello che diventerò. E a 5 mesi, fino a stato 2, potevo risalire, adesso a 5 mesi. Ecco, riesco a salire ma con fatica e spesso devo girare intorno alla madre e quindi sono lì, posso scappare ogni tanto perché dorme, quando dorme il bambino, si torna un attimo, ma non riesce più a tornare lì da dove è venuto. E inizia la famosa nostalgia che poi negli anni ci rimane ancora. Casa, era casa, perché mi avete lasciato fuori di casa? E allora si vede questa, non so se questa sfera è bellissima, eh? È la Escherich che ha fatto dei dipinti bellissimi. Vedete questa sfera che scende e entra proprio così, oh! Ed è bellissima, gira intorno, fa un po' qualche giro, soprattutto la madre, perché il padre è importante, certo, ma in quel momento lì un po' di meno, ma è importante che ci sia, comunque. E poi lentamente per poter entrare. E quindi poi a 6 mesi la densità della materia fa sì che noia. E allora mi ritrovo completamente stretta perché più cresco e meno spazio c'è. E dico, vorrei cambiare casa. E 7 mesi mi sento un bebè e entro nei sogni di mamma e quindi inizio e la cosa bella è di vedere nella pancia queste piccole luci, non so se le vedete qua, che girano intorno. Sono piccoli esseri di cui compito è di verificare che tutto funziona. Perché è complicato, il naso, la bocca, l'intestino, il fegato. È tutto un casino, no? Sono un po' complessi, no? Chi di noi sa completamente l'anatomia umana? Nessuno. Ecco, quindi potete immaginare, per non sbagliare, allora ci sono piccoli esseri, ed è bellissimo vederlo intorno a una madre, piccoli esserini che si occupano di assicurarsi che tutto l'essere sia perfetto, le dita, eccetera, e quando ci sono, come se fossero fate, avete presente le fate? Ecco, come se fossero queste piccole fatine che si occupano, che girano intorno per lì dove la natura non riesce da sola. E quindi, per esempio,
i capelli sono in ritardo, e quando c'è una malformazione significa che questi esseri non hanno potuto lavorare. Ossia, per esempio, quando c'è radioattività, loro non riescono a lavorare bene, al di fuori del meccanismo del DNA, ma o quando c'è un ambiente che è troppo carico, molta tensione tra i genitori, fanno fatica perché e quando manca il riposo della mamma, perché adesso tante mamme vanno avanti con la loro vita come se niente fosse. E questo non aiuta, non è il massimo della vita. Non dico che bisogna stare sempre a letto, non è questo che voglio dire, ma una via di mezzo, qualcosa. E allora inizia a diventare bebè, effettivamente bebè. Diventa farfalla, e allora l'impressione è che di volare come farfalla intorno alla madre. 8 mesi si forma questa corda d'argento, che sarà quella che mi va a collegare al corpo fisico, si inizia a formare, e va a essere messa nel momento 1 ora prima della nascita. Ossia ci saranno 2 guide che vengono, ed è bellissimo vederlo, e prima della nascita, clic, perché fino all'ultimo lasciano al bambino la possibilità di tornare, perché una volta agganciata la corda d'argento è difficile, ed è quella che ci va a collegare al nostro corpo fisico anche di notte. Se non avessimo questa corda d'argento, il corpo non potrebbe chiamare il nostro spirito quando se ne va di notte a dormire, e quindi non potremmo svegliarsi di pronto, di botto. Perché non ci sarebbe questa corda che ci permetterebbe di essere libero di vedere di notte. Allora, ti sto dando molta emozione, ma va bene, non ho perso nessuno? Ok? E poi ecco, si arriva alla fine del progetto e si fa, vedete, la corda d'argento è ancora ancorata un piccolo diamantino. È formata, la vedete qua, ma non è completamente ancorata a me, e lo sarà nel momento dell'uscita, 9 mesi, nascita, ecco che esco fuori. E quindi ci sarà una vita dopo la gravidanza, che il bambino scopre, è stato l'elemento acqua, e scopre l'elemento aria. E là la vita la madre vive un canale molto grande che lo attraversa. Infatti posso dirvi che anticamente, soprattutto tra gli egizi, c'erano pratiche interiore perché la gravidanza non faccia male. Purtroppo molte sono perse, abbiamo qualche elemento nei testi medicinali da Pili, ma c'erano pratiche per avere un bambino senza. Perché la mente dovrebbe essere un piacere. Lo so che vado a scioccare, ma l'idea è che dovrebbe essere un piacere. E quindi ecco perché si fanno le parti nell'acqua, per facilitare, e soprattutto, come si faceva anticamente, di farlo seduto, non sdraiato, perché seduto la gravità facilita. Ma non è un convegno su questo aspetto, non potrei parlare a lungo. Chiaro per tutti? Siamo nati? Non è finita, eh? E allora vedete che il bambino ha dei colori fantastici, questo rosa intorno, e poi ha il DNA fisico, ma un DNA sottile di quello che è venuto a fare, ossia per non dimenticare quello che è la sua missione di vita. E quindi tutto questo va a essere segnato nel suo cuore, perché lui non possa dimenticare. Ed è la ragione prima del battesimo, sarebbe ricordare al bambino il perché è venuto. Allora, e dopo inizia la sua crescita, quindi questo che abbiamo visto è stata la fase ponte fra due mondi, ok? Quindi è una fase legata all'acqua, perché siamo costantemente nell'acqua, e sapete perché l'acqua? Perché è quello che permette, è più simile al mondo di lassù, perché non c'è la gravità, per quello che lasciamo una placenta, perché abbiamo bisogno di sentirsi così simili, perché sennò sarebbe molto più difficile scendere, già che quando l'anima scende, sente la pesantezza di questo mondo, e non è facile. Quindi per aiutarlo c'è l'acqua, e questi bambini che hanno sviluppato questa parte, vediamo tra poco, vanno a avere a serie dei ponti fra due mondi. Poi arriva la fase aria. Hanno già avuto il primo respiro, ma lo vanno a prendere, andare verso gli altri, a aprirsi, a incontrare soprattutto la mamma e le altre persone,
in questa fase qua, che è l'aria, e poi arriva la fase del fuoco, in cui inizia a fermare. Sì. E quindi l'affermazione di me stesso. E infine, non infine, ma penultima, l'equilibrio con le altre fasi terra. Una volta che mi affermo, è importante fermarsi, e poi mi rendo conto che non posso fermarmi esattamente come vorrei. Ci sono anche gli altri. E per evitare troppe sgridate, allora imparo l'equilibrio che la terra inizia a incarnarmi ancora di più. E infine, l'aspetto, mi unisco al gruppo, e questa è la fase etere, i cinque elementi, cinque fasi dello sviluppo del bambino. Allora, rapidamente, fase acqua, ponte tra due mondi, e chiaramente mi piace molto questa foto, è proprio essere culato, ed è, c'è tanto bisogno d'amore, tanto bisogno, e questa è la fase anche perché la morte, l'acqua, è quella del battesimo. È quella anche che si mette nel battesimo che si faceva prima di morire. Sapete che oggi quando c'è un funerale mettono acqua, no? sulla barra. È il simbolo dell'acqua che scioglie, perdonare il passato, aprirsi a qualcosa di nuovo. E poi il tuffo. Ci vado o non ci vado? Mi butto, non mi butto? Come va a essere? Non è facile incarnarsi. E poi quando si arriva è proprio questa sensazione di morto, come quando uno è nell'acqua. I bambini che hanno sofferto molto dell'acqua da adulti avremo bisogno molto di prendere la doccia, di fare dei bagni, di essere accolto nell'acqua, di andare al mare. Molte donne che hanno bisogno di, o uomini che hanno bisogno di andare al mare, proprio viene detto che questa fase non è stata vissuta bene e quindi c'è bisogno di acqua. Il vantaggio in questa fase si va a sviluppare chiaramente la capacità di non trovare ostacoli. Chi l'ha bene domesticato sa bene come l'acqua non si scontra con gli ostacoli. Quando vediamo questi bellissimi torrenti di montagna che vediamo qua, passano costantemente tra le rocce, non si fermano mai. E quindi c'è anche l'accoglienza, l'amore della mamma e soprattutto la voglia di conoscere due mondi, di essere, perché si sa ancora, si ricorda ancora da dove veniamo e si vive questo mondo. E questo da persone spesso molto intelligenti, ragazzi molto intelligenti, molto, perché sono bravi con i concetti, un po' più meno bravi con la realtà, ma questo è un dettaglio. E poi da dei bambini che hanno dotati. È incredibile perché sapete che ogni più o meno, sì, ogni anno, porto dei bambini a vedere le fate, gli elfi, tutti gli esseri della natura, perché loro non sanno che non esistono, non lo sanno ancora, e sono incredibili perché mi parlano con loro ed è una cosa molto bella, perché mi raccontano, e così parlo anche con le fate, mi raccontano di come vivono le fate, come il mondo, e poi è bellissimo perché l'altra volta c'era una ragazza che aveva 8 anni, a 8 anni uno non inventa, no? E lei dice, c'è una fattina accanto a me. Ah, cosa dice? E lei mi sta dicendo, vado a lasciare parlare con la mia bocca. C'è da dire. E ha iniziato a parlare la fatta, e ha iniziato a dire, uomini, vi siete persi 8 anni. Avete la vostra orgoglio vi fa pensare di essere da soli nell'universo. Vi siete dimenticati che siamo tutta una matrice, che non possiamo esistere al di fuori gli uni degli altri. 8 anni. Così. A un passo. Quindi hanno delle capacità incredibili. E questo viene da lì. In questo momento, se questa fase viene vissuta bene, se non viene trattenuto al bambino questa capacità di vedere le aure, di vedere le cose strane, allora può mantenere questa tutta la sua vita. Ed è bellissimo. E vedo sempre più bambini dotati che stanno arrivando per preparare il cambiamento della terra. E adesso sto aiutando 2 o 3 bambini che sto aiutando personalmente perché li vedo iperdotati. Ma il problema è che dopo ogni tanto li perdo. Sapete perché? C'è una ragazza di 14 anni che era di Cuneo, Di Cuneo, 14 anni. E inizia a vedere
un amico mio me la porta perché per fare dei test, per vedere se quello che diceva, quello che vedeva era vero oppure no, no? E mi, allora gli faccio passare dei test e gli dico, beh, guarda il mio amico, aveva una camicia scozzese, che per la lettura dell'aura è la cosa più terribile, cioè che tanti colori. Allora gli dico, beh, guarda questo albero, com'è, più evoluto che l'altro, ta 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 ta. Benissimo, buone risposte. E inizia a guardare il mio amico e dico, ah, c'è un tuo vicino che vedo qua. Tuo vicino? E dico, ma tu cosa vedi? Gli avevano messo un tubo di plastica per il fegato e l'intestino, perché avevano tolto la cetifeglia. E lo vedeva le tue labbra sulla camicia scozzese. Che io ho detto. E ancora l'ho testata di più, gli ho detto, ma a che cosa pensa questa persona? Ah, pensa così, complimenti, e quindi è tutto giusto. Allora lei l'aiuto e dopo un anno gli chiedo, allora come è andata avanti tutto quello che hai fatto? E mi ha risposto, ho perso tutto. Ho detto, ma perché? Perché è una meraviglia quello che tu riesci a fare, immaginati quello che potrai, l'aiuto che tu potrai dare agli altri. E lei mi ha detto, ma volevo essere come gli altri. Mi prendevano per un extraterrestre. Allora da loro, quando li becco che sono dotati, cerco di accompagnarli prima che si chiudi. Perché sennò dopo è molto difficile, quando è chiuso, riaprire è più difficile. Ma arrivano con delle qualità. Ah! Alcune ore, non è che vi parlo di lontano, alcune ore quanto chilometri di qua di stare? 8 chilometri, cuneo. L'ho sentita 2 anni fa. E proprio non c'è stato modo di ritrovare. Spero che un giorno la vita la possa di nuovo riportare verso questo, ma non possiamo ancora. Tanti casi così. Ok? Quindi, chiaramente, la qualità che sviluppano questi bambini è la capacità di cambiare colore e di adeguarsi, ma quasi troppo. Dopo arriva la fase aria, andare verso gli altri, che è il primo respiro, primo spazio, e questo è importante perché se il bambino non lo sviluppa, tutta la sua vita va a essere al respiro minimo, sindacale. Sapete quello che gli vedo? Ma stai respirando oppure no? Quando mi vedo, intanto mi vedo diventare un po' blu, mi dico, non respiro abbastanza. Ed è lì è la fase in cui devo mollare, ma vuole di spazio, perché il bambino dice, vorrei creare qua quello che ho conosciuto prima. Sono i progetti, l'aria, i sogni, sono pieni di sogni, meno male. E se riescono a rimanere i sogni, potranno rimanere con tanti sogni da adulti. Se un bambino perde i sogni già allora, perché è troppo responsabile, perché abusi o tante cose, allora sarà difficile ritrovare la strada dei sogni. L'importante, ed è lì che possiamo aprirsi, il cuore mi porta, il cuore della famiglia mi porta ad andare verso l'esterno. L'inconveniente è che ogni tanto i bambini che non sono soffocati in questa parte dei sogni, allora vivono i sogni al di fuori della realtà. E allora passano il loro tempo sul loro iPhone, il loro WhatsApp e non comunicano più. Li vedi, sei a cena davanti a una e sei lì, vorresti parlare, ma sono deciso una volta con una ragazza di prendere il mio cellulare e mandarle un WhatsApp perché era di fronte e non mi rispondeva. Per vedere se c'era qualcuno. Dopo arriva 2-4 anni, il fuoco. E allora, voglio fare tutto, e di più, voglio allora iniziare tutta la parte di, sono capace di cambiare tutto il mondo, prendo la mia posizione, quando mi scelgo questa fase, no? E allora a quel punto esco fuori dalla mia grotta e vado con la spada, ma meno male, faccio un piccolo filo d'Ariana per non perdermi nel mondo e prendo decisioni importanti nella vita. E lì chiaramente iniziano le rimontranze, non tutti vogliono fare quello che voglio io, non capisco perché questo mondo è giusto.
quando si questa fase è sviluppata bene, ci dà forza da adulti, ci dà la possibilità di essere follie, di osare la follia. In apparenza siamo molto costruiti, dietro la realtà è diversa. Okay? Per un uomo all'eccesso può diventare voler fare tante cose. E lì devo iniziare. Non so dove avete detto. È vero, neanche io credevo alla reincarnazione quando avevo la tua età. Devo dimenticare le mie reincarnazioni. Mi ricordo di un bambino che quando è nata la sorella, piccola, ha detto ai suoi genitori, scusatemi, ma io devo parlare con lei. Ma voi non dovete essere lì. I genitori hanno chiuso la porta, ma chiaramente non hanno detto la porta. E l'ho sentito il bambino avvicinarsi e dire, tu che ti ricordi ancora com'era lassù? Che carina? Com'era lassù? Perché iniziano a dimenticare completamente quello che erano prima, intorno a 4 anni, massimo 7 anni. Ok? Allora, quando c'è il fuoco è equilibrato, riscalda e dà forza, ma quando è troppo diventa liberatività e si brucia la casa. E quindi trovare l'equilibrio del fuoco dentro di sé. Terra, 4-6 anni, mi sono accorto che il fuoco non bastava, che ogni tanto bisogna trovare l'equilibrio, essere piedi per terra, e allora inizio a costruire la famiglia, a costruire l'equilibrio, sapere fino a dove, quello che non ottengo con papà vado a provarci con mamma. Sapete che tanto mamma si sa bene che certe cose è più facile, papà per altre, pur che lo lascio tranquillo, ottengo quello che voglio, e quindi ed è questa fase che ti va a dare l'appoggio dei tuoi genitori. E infine, fino a 7 anni, la fase della comunità del gruppo, lettere, è mettersi insieme. Ed è la fase, ed è più o meno importante a seconda dello sviluppo del bambino. Okay? L'unità, fare cose insieme. E quindi si sviluppa. Chiaramente questo ritorno, in un ciclo di 7 anni, si ritorna su 7 anni e così via, ogni 7 anni. E quindi ecco che quando sono tutti grandi, se questa fase è vissuta bene, molto il senso del gruppo, di fare cose insieme, la generosità è il segno più grande di anime generose. E quindi ecco, passiamo con queste fasi, 7 anni, le abbiamo viste 0-7 anni, e poi 14, e così via, tutta la nostra vita. E quindi a seconda della vostra età, ho messo tutte le anime là, secondo la vostra età potete calcolare dove siete. Ognuno si vede? Quindi da 0 a 8 anni, per la famiglia, lo studio, 28-56, progetti, carriera. Ricordate 56 anni che vi ho detto prima? 56 società, spiritualità. E poi dopo dovrebbe, da 34 anni, dovrebbe essere Dio, misticismo, e non sono andato oltre. Tra poco. Ok? Vi chiedo per tutti, vi suona? E ogni anno, ogni gruppo di anni, di paio d'anni, passiamo da una fase all'altra, passiamo i 5 elementi, ogni 7 anni. Chiaro per tutti? Vi ho distrutto completamente? Ok, avete le domande? Perché non volevo fare troppo lungo. Avete le domande oppure no?